pomeriggio illustreremo il piano di protezione civile comunale e questa è la scaletta. Chiaramente è un'illustrazione, poi dopo farò delle conclusioni. Chiaramente la parola al sindaco, aprirà il sindaco e poi i due assessori di competenza, l'assessore Clemente Rossi e l'assessore Valentina Marchesi. Poi parlerà il Maurizio Marcellini, protezione civile regionale, il dottor Dino Poggiani, comandante provinciale di Vigili del Fuoco. Dopodiché passeremo la parola a Vigilio Tenutis che illustrerà un piano che diciamo provvisorio quasi definitivo, perché me lo sono dovuto scrivere in quanto sono state intercorse delle delibere, è provvisorio in quanto sono state intercorse delle delibere di giunta regionale a febbraio ultimo scorso, che potranno rivedere le modalità di operative di intervento. Ecco il motivo per il quale questo piano non è definitivo, è specifico meglio, cercherò di non fare polemica, quindi a questa giornata di illustrazione seguiranno non domani mattina delle assemblee pubbliche, seguirà una commissione consiliare non dopo domani e seguirà un consiglio comunale non dopo domani l'altro. Questo per farvi capire che oggi ci saranno le illustrazioni, domani saremo in grado ai consiglieri comunali presenti di inviarvi, e l'ingegnere Tenutis penso che sia in grado di farlo, con una mail il piano che lei illustrerà questa sera. Dopodiché comunicheremo quando ci saranno le assemblee, comunicheremo nelle assemblee quando ci sarà la commissione e comunicheremo nelle commissioni quando ci sarà il consiglio. Penso di essere stato chiaro. Prego, sindaco. Grazie Presidente, buonasera a tutti e benvenuti a questa conferenza, a questo incontro. Siamo qui oggi per illustrare il piano comunale di protezione civile e questo è un documento ispirato dalla normativa in materia di protezione civile, in modo particolare tra le altre, fonte di ispirazione il decreto legislativo 1 del 2018. Quindi il piano comunale è frutto della conoscenza del territorio per permettere di individuare i potenziali rischi, dell'impiego delle risorse comunali per fronteggiarli, ma per funzionare ha bisogno della collaborazione e del coinvolgimento dei cittadini, perché soltanto con il contributo di chi vive e lavora nella nostra città, quindi la cittadinanza tutta a cui è destinato il piano, questo riuscirà ad essere davvero efficace. Quindi proprio per questo, in qualità di sindaco di Falconara, quindi massima autorità in materia di protezione civile, insieme con la Giunta abbiamo deciso di realizzare questo incontro, questa assemblea pubblica, perché vogliamo realizzare un percorso partecipato. Quindi questo sarà il primo passo di una serie di assemblee e incontri finalizzati proprio a diffondere il più possibile la conoscenza del piano, ma anche quella di recepire suggerimenti o proposte che possono essere avanzate dai cittadini. Quindi qual è l'obiettivo di questo percorso? Sperimentare nuove forme partecipative, proprio muovendo dal concetto che coinvolgere i cittadini è fondamentale per la definizione del piano stesso. Le istruzioni contenute nel piano sono quindi rivolte a tutta la cittadinanza, ma con uno sguardo più attento e particolare verso alcune categorie più deboli, come i nostri studenti, ad esempio, gli anziani, le persone che hanno difficoltà a livello di mobilità e anche gli ospiti delle strutture sociosanitarie. Tutti devono conoscere comunque il loro ruolo, gli strumenti che sono messi a disposizione durante le situazioni di emergenza e a chi rivolgersi per poter avere aiuto. Il piano comunale quindi è
il principale strumento che adotta il Comune proprio per garantire la sicurezza e l'incolumità di tutta la popolazione in caso di calamità naturali. Ma questo stesso piano è maggiormente validato proprio dal contributo stesso della popolazione, dei cittadini che partecipano attivamente al progetto. Quindi potranno essere ad esempio i cittadini stessi che proporranno gli strumenti comunicativi che dovrà utilizzare l'ente proprio per diffondere e far conoscere il piano stesso. E allora voi capite che l'informazione della popolazione in un sistema moderno di protezione civile diventa veramente centrale, così come è fondamentale mettere al centro dell'azione della protezione civile proprio i cittadini, con interventi finalizzati a cosa? Far crescere in loro anche il senso, ad esempio, di responsabilità, perché si va da un concetto di comunità vittima a uno più nuovo di comunità attiva, in cui si vuole sviluppare proprio un sentimento e un fattore che è il fattore di resilienza. Cosa si intende con questo? La capacità proattiva e propositiva di fronteggiare emergenze. Quindi, chiamare la comunità a discutere e a dare il proprio contributo alla pianificazione di protezione civile significa proprio questo: ampliare il senso di resilienza e anche quello di fare un passo importante, che è quello di far uscire il piano di protezione civile, metaforicamente, dai cassetti dell'ente comunale, per renderlo uno strumento veramente vissuto e partecipato e conosciuto dalla popolazione. Io ringrazio tutti gli intervenuti, i consiglieri comunali, le autorità, i cittadini, ringrazio tutti coloro che hanno contribuito alla stesura del piano e quindi tutti gli uffici comunali. Ringrazio la dottoressa Dora De Muti, l'ingegnere Dora De Muti e tutto lo staff. E un ringraziamento particolare al dottor Roberto Oreficini, perché i suoi consigli sono stati davvero preziosi. Oggi lui è a Roma, perché è coordinatore dell'ufficio grandi rischi del Dipartimento di Protezione Civile presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, ma i suoi suggerimenti, i suoi consigli sono stati preziosi, altrimenti ugualmente prezioso sarà il suo contributo nel percorso che vogliamo intraprendere proprio in questa direzione in futuro. Grazie. Grazie. La parola ora al dottor Clemente Rossi, assessore all'urbanistica. Prego, assessore. Grazie, buonasera. Dopo le parole del sindaco avrei poco da aggiungere, perché l'ingegner De Mutis poi ci spiegherà una serie di cose che ci la nostra conoscenza, ma sulla sua scia un paio di sottolineature le vorrei fare. Questo è un percorso complesso che è stato fatto in questi anni, non nasce negli ultimi mesi, nasce da ben prima, da anni in cui ci si è dedicati a questo tema. Non è solo lo sforzo di un singolo professionista, ma è lo sforzo di un insieme di professionalità interne ed esterne e dell'apporto di vari enti e a vario titolo che sono coinvolti su questo tema. La protezione civile, a mio giudizio, io l'ho detto da più di una volta, da quando mi sono in parte dedicato a questo tema e sulla scia anche di questa esperienza molto gradevole, in realtà è molto bella da diversi punti di vista, perché ti fa toccare in mano quali sono le esigenze reali civili che si possono incontrare e da risolvere. Per me la protezione civile non è un insieme di norme, ma è un processo soprattutto culturale e non solo organizzativo. In
In Italia non siamo tanto abituati a questo. E soprattutto non è un'organizzazione che sta da una parte e gli altri stanno dall'altra, aspettando che si faccia qualcosa. Come giustamente diceva il sindaco, è un coinvolgimento, è una presa di coscienza anche. Oggi più che mai, famoso detto, famosa frase, che cosa, non ti domandare che cosa il paese può fare per te, che cosa puoi fare tu per il tuo paese, è ben detto e centrato. Se riusciamo a fare un passetto in avanti, non mi illudo, su questo tema, vuol dire che abbiamo fatto una buona parte del lavoro. Non mi voglio dilungare perché non è il caso, in tanti episodi singoli che sono accaduti, a tutti quanti voi, in cui questa cosa è veramente pertinente. Inoltre, protezione civile è un insieme di discipline, non è solo una disciplina dell'emergenza, è una disciplina, un insieme di discipline intersettoriali che coinvolgono varissimi temi, ovviamente la sicurezza, ovviamente l'emergenza, ma anche la pianificazione, l'ambiente, il territorio, lo sviluppo. Anche questo non è ben chiaro, però vorrei sottolineare. La formazione e l'informazione delle persone è decisivo, anzi è il cuore. Se oggi ci si presenta una serie di volumi, questi volumi non devono rimanere nei cassetti, ma devono essere patrimonio delle persone, le devono conoscere, le devono praticare a vari livelli, con le varie possibilità. Infine, l'ultima cosa, come ci dirà l'ingegnere De Mutis, il fatto di 6 o 7, adesso non ricordo il numero, di 6-7 slide o comunque cluster che sono ognuno è un piano, diciamo, poi dopo c'è un piano di raccolta. E quindi chiudiamoci. Ne manca uno perché non è cogente dalle normative, ma sempre di più viene come un'esigenza diffusa ed emergente. Lo possiamo constatare anche questi giorni, forse anche oggi, no? Dato quello che è accaduto, no? E che è quello di rischi industriali. Quello dei rischi industriali è un tema ancora più complesso, ancora più difficile, ma che non ci deve spaventare, che dovranno affrontare. Ma, a mio modesto giudizio, e lo dissi una volta anche al viceprefetto, avevo l'occasione di dirlo, non è un piano di rischi industriali che si può solamente concepire, programmare all'interno di un singolo comune, magari anche un piccolo comune, ma per un'area vasta, perché il rischio industriale contempla tante problematiche diverse per l'una dell'altra, ci mancano forse anche le statistiche, e quello che succede a Falconara ha delle conteressenze, delle dipendenze con i comuni limitrofi, con tutto il territorio. In altre parti d'Italia dove c'era più l'esigenza area industriale, eccetera, in cui anche l'orografia lo permetteva, erano quantomeno piani su rischi industriali di carattere provinciale, che venivano coordinati a vari livelli, in cui certamente i comuni sindaci facevano la parte più importante, però venivano coordinati ad altri livelli. Questo è un tema che dobbiamo affrontare, non solamente quindi per Falconara, ma per tutto un insieme di un territorio quanto mai vasto, che se non è provinciale è almeno un territorio della bassa valle dell'Esino o anche dell'intera valle Esina fino al mare. Grazie. Grazie assessore, invito ora l'ingegner Valentino Marchesi, assessore ai lavori pubblici e ambiente. Prego assessore. Grazie presidente, buonasera a tutti. Allora, questo piano di protezione civile comunale che a breve l'ingegner De Mutis ci illustrerà
come diceva l'assessore precedentemente, è frutto del lavoro sia di professionalità esterne ma anche della nostra amministrazione, in tantissimi settori, dal settore tecnico al settore pianificazione, viabilità, uffici di scuola, servizi sociali, telecomunicazioni, comunicazioni per quanto riguarda poi la procedura di informazione, quindi tantissimi settori. E non è altro che un unico documento che individua tutti i vari rischi che sono stati individuati nel nostro territorio. E parliamo di ben 9 rischi: rischio sismico, idrogeologico, meteorologico, rischio industriale. Pensiamo a 9 rischi, poi l'ingegnere ci illustrerà meglio. E per ogni rischio sono anche stati classificati dei livelli di rischio, perché ovviamente il nostro territorio ha rischi elevati o rischi inferiori a seconda del vario piano, insomma, di emergenza. E per ogni fonte di rischio è stato predisposto un piano di emergenza. E attraverso questo unico documento noi vogliamo, in un certo senso, qual è l'obiettivo? È quello di rendere omogeneo e anche uniforme tutti i vari piani che già l'amministrazione possiede. E questo è per dare una facile lettura sia per gli addetti ai lavori, quindi all'amministrazione, ma anche alle associazioni di volontariato che opereranno, speriamo mai, nel nostro territorio, ma anche per la popolazione. Quindi l'informazione è una cosa su cui l'amministrazione tiene tantissimo. Quindi il presupposto indispensabile per l'efficacia e l'efficienza di questo piano è sia la formazione degli addetti ai lavori sia l'informazione. E per questo motivo, come dicevano prima, questo documento non deve ovviamente essere tenuto in qualche cassetto, ma deve essere adeguatamente diffuso e a disposizione di tutti i cittadini. Ed è per questo motivo che noi oggi siamo qui e iniziamo un percorso condiviso con tutti voi. Grazie. Invito Maurizio Marcellini della Protezione Civile della Regione Marche. Prego, dottor Marcellini. Buonasera a tutti. Intanto pochi saluti della Regione, del dottor Piccinini, purtroppo non è potuto essere qui perché ha diverse incombenze e addirittura era fuori. Allora, trovandomi qui e ascoltando i politici, il sindaco, l'assessore, riflettevo che ci troviamo davanti a persone molto competenti, perché avete parlato, avete centrato le tematiche a pieno. E questo è un complimento che mi sento di fare io, ma penso anche la Regione e la Protezione Civile. Questa mattina, quando ho potuto parlare con l'ingegner Mutis sul percorso che era stato fatto negli ultimi periodi, ho capito che l'amministrazione aveva fatto un passo in avanti notevolissimo. Perché? Perché si è avvalsa, oltre che mi diceva l'ingegnere, ma poi l'abbiamo verificato nel tempo, di personale anche interno, ha voluto la formazione, ha voluto la condivisione del piano con il personale interno, e questo è fondamentale. Io faccio protezione civile e diciamo collaboro con l'amministrazione comunale di tutta la provincia di Ancona, quindi spesso mi trovo davanti alle amministrazioni sindaci e agli uffici tecnici. È molto difficile, cioè è lo scoglio maggiore che si trova dinanzi un'amministrazione, un politico, perché poi se non c'è il coinvolgimento della parte, quella tecnica, esecutiva, posso fare tutti i piani, ma poi il piano c'ha pochissimo spessore, pochissimo valore. Quindi quando ho saputo e poi vedo le tematiche che vengono snocciolate dal sindaco quando parla di popolazione, cioè il valore aggiunto, ecco, un amministratore che pensa al cittadino, non pensa alla legge che mi dice devo fare il piano di protezione civile, no, già si colloca molto più avanti, dice io devo dare un valore a quello che faccio ma per il cittadino. Quindi già parliamo di livelli molto alti. Con l'assessore Rossi diceva abbiamo fatto un percorso da tanto tempo, io mi ricordo in questa sala abbiamo provato in più riprese a dare consistenza al volontariato, al piano. Oggi vedo che
adesso poi l'ingegnere lo presenterà, ma vedo che probabilmente forse riusciamo a mettere in fioco, ma un fioco molto alto. Quindi ecco, complimenti per quello che siete riusciti a fare. Poi il colpo d'occhio va da sé, no? Protezione civile, vedo che c'è il sistema, perché le forze dell'ordine, i vigili del fuoco, cioè veramente qui ci abbiamo davanti il sistema di protezione civile che oggi ci ha il piacere, no, di vedere il piano, il suo piano, perché comunque, no, come diciamo, siamo tutti protezione civile e questo lo dimostra, no? Proprio la presenza. Quindi ecco, un'altra volta voglio dire che il cittadino di Falconara deve essere orgoglioso comunque, perché è il valore aggiunto che diamo con una pianificazione ben fatta, e conosco lo staff perché ci abbiamo già collaborato e sono sicuro che è stato fatto un egregio lavoro. Quindi la collaborazione, la parte tecnica con Capannelli, con tutti quelli che, no, che hanno negli anni ci siamo in qualche modo scambiati le opinioni su quello che si può fare, quindi sicuramente si è costruito un qualcosa che renderà un livello, no? Questo valore lo diamo proprio ai cittadini. Quindi grazie, io non dico nient'altro, perché adesso vediamo concretamente. Marcellini, io la ringrazio a nome dell'amministrazione comunale, perché il tributo che ci ha dato è un tributo molto importante, è frutto di un lavoro che è partito, non dico mai dall'alto, ma è partito dal basso, perché abbiamo impostato, non perché io ero sindaco, ben lungi da me da pensare una cosa del genere, però questo è iniziato da lontano. È iniziato da lontano perché la nostra città, come dico sempre, ha tutte le criticità delle altre città messe insieme. Purtroppo per la sua situazione logistica Falconara è così, e quindi in questi anni ci siamo dedicati a questo, anche a questo, perché le problematiche della città. Comunque la ringrazio a nome del sindaco, a nome di tutti, grazie. Dottor Poggiani, Gino Poggiani, scusi, sempre il dottor Ro, comandante provinciale dei Vigili del Fuoco, lei la parola, prego. Intanto volevo ringraziare il sindaco e tutta la giunta che mi ha invitato sicuramente ad assistere alla presentazione, che sarà interessantissima, del piano. E piano che è un documento fondamentale per i Vigili del Fuoco. La legge 1 del 2018 che ha citato il sindaco dà un nuovo ruolo ai Vigili del Fuoco, che di fatti poi in qualche modo l'hanno sempre esercitato, però chiarisce in modo definitivo che la competenza del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco nella prima fase di emergenza, cioè finché non sono state messe in sicurezza tutte le persone o recuperate, ferite, eventuali deceduti, viene gestita sotto il coordinamento del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, ma questo coordinamento non ci può essere senza un valido piano. Per questo noi, già da appena uscita la legge del gennaio del 2018, a poco più di un anno, anzi mi complimento con la Giunta Comunale per essere riuscita in tempi brevi ad aver adempiuto ai compiti prescritti dalla nuova legge. E dicevo che senza un valido piano alle spalle o a fianco, i Vigili del Fuoco fanno poi fatica a coordinare gli interventi. Siamo particolarmente fortunati in questa regione, lo ha evidenziato l'ex sindaco Granturi quando parla di una regione Marche che ha un servizio di protezione civile che è un'eccellenza, e Marcellini, lo confermo, posso dire che il supporto che dà la regione in tutti i comuni, in tutte le province, in tutto il territorio della regione per poter riuscire a portare a compimento i piani è un supporto fondamentale. E per quanto mi riguarda, ci tengo a ribadire l'importanza del fatto, già l'hanno detto tutti i miei predecessori, però ritengo che sia un punto fondamentale, l'importanza del fatto di far conoscere al cittadino che cosa deve fare sostanzialmente. Il piano è un piano molto articolato, è un piano dettagliato, è un piano profondo. Non necessariamente il cittadino ha bisogno di sapere e di conoscere il piano dalla A alla Z. Secondo me il cittadino ha bisogno di conoscere quelle poche cose che deve fare in caso di emergenza.
E dove devi andare a cercare? Ormai chiunque da casa, ma ancor più dal taschino dello suo smartphone, tira fuori il suo smartphone, e ha la possibilità di accedere alla rete. Quindi penso che l'ulteriore passo, già alcuni comuni della Regione Marche l'hanno fatto, è quello di poter rendere disponibile sulla rete non solo il piano, cosa che penso sia stata ascoltata, ma anche che cosa devo fare io cittadino in caso di alluvione, sisma e quant'altro. Questo sarà un ulteriore passo per il quale noi ci rendiamo disponibili a collaborare con il comune di Falconara, proprio per le tante criticità. Abbiamo citato quelle tradizionali, il rischio industriale in particolare, ma c'è anche il piano aeroportuale, che è un altro elemento che si sta sviluppando, che Dorica sta implementando proprio in questo periodo, che è l'ulteriore tassello. Vi ringrazio e adesso penso che sia finalmente il momento di sentire i contenuti. Grazie, ingegnere. Passo la parola a Matteo Begonio alla propria esposizione a leader di Cutis che esplora il piano. Grazie, buonasera a tutti. Innanzitutto mi dispiace rimanere qui in una posizione un po' fissa, ma è dovuto insomma all'aspetto appunto espositivo del computer. Questa slide, che è la prima appunto che introduce il piano di emergenza comunale di protezione civile, illustra un attimo quali sono i componenti del gruppo di lavoro che volevo citare, perché comunque sono colleghi che hanno collaborato insieme a me, quindi questo è un risultato di un'attività veramente multidisciplinare. E appunto oltre a me sono presenti Ginevra Paolo Cardevali e Ginevra Stefano Barbieri, che sono esperti strutturisti e anche in materia di analisi della condizione limite per l'emergenza. La geologa Gigliola Alessandroni, che è esperta appunto di microisolazione sismica e di tutti gli aspetti geologici, e due giovani collaboratori, l'ingegner Beatrice Luzzi, che si è occupata dell'informatizzazione del piano, quindi di impostare tutto il database che poi costituirà il GIS, che potrà interfacciarsi alla pianificazione del comune di Falconara, che è già su base GIS, quindi per poter poi informatizzare il piano e aggregarlo esattamente sullo strumento di pianificazione, che è un aspetto veramente importante, e poi vedremo anche perché. Poi l'ingegner Chiara Fedeli, che attualmente è dipendente dell'USR, dell'Ufficio Speciale della Ricostruzione, ma purché giovane la sua esperienza deriva da una grossa collaborazione con la DICOMAC nell'ultima emergenza sismica in Italia. Ecco, probabilmente volevo un attimo dedicare due parole agli interventi dell'assessore, del sindaco, dell'ex sindaco e dei colleghi appunto che rivestono un ruolo importante in protezione civile e in giro del fuoco, perché hanno espresso veramente dei concetti molto positivi su questo piano, e mi fa piacere che anche gli assessori e il sindaco abbiano impostato appunto l'argomento esattamente come va fatto, e questo è il segno probabilmente che anche due anni e mezzo di lavoro insieme ha drenato qualcosa anche proprio già in qualcosa, diciamo, nelle cognizioni di ognuno. La nostra esperienza viene un po' dal campo, nel senso che noi siamo stati coinvolti per vari aspetti nelle emergenze, sia appunto la Centro Italia ultima, ma anche l'emergenza di Ischia e l'emergenza dell'Emilia Romagna. Insomma, facciamo parte di quel gruppo di tecnici che si mette il caschetto e gli scarponcini e va a fare le verifiche di agibilità. Quindi noi abbiamo visto, per la nostra più piccola parte, quello che avviene dopo, e da qui ci siamo resi conto di ciò che occorre prima per poter gestire meglio quel dopo. E quindi mi sento di dire che probabilmente il gruppo di valore aggiunto che ha potuto dare a questo piano è semplicemente questo, e poi essersi insomma anche aggiornati su quello che era un po' l'orientamento, perché non come in tutti gli aspetti della pianificazione e della progettazione c'è un momento in cui si matura verso altri modelli, e noi ci siamo inseriti proprio in una fase tra il 2016 e il 2019 in cui sono maturati dei modelli e anche un approccio diverso rispetto alla protezione
sancito, tant'è che questo piano ha subito tanti aggiornamenti, e questo è perché, appunto, prima l'ex sindaco Gondoni diceva è provvisorio. A me piace dire che è dinamico, questo piano è dinamico, noi oggi lo presentiamo, potremo vederci qui tra un mese e io avrei altre informazioni magari da aggiungere, perché ci siamo confrontati con Marcellini, ci siamo confrontati con Poggiali e abbiamo visto che magari quel meccanismo che pensavamo efficace poi di fatto non lo è, perché l'hanno utilizzato in un altro contesto e abbiamo modificato questo, quindi è un punto di partenza che poi appunto va, poiché dinamico è un piano che va sempre aggiornato e è importante anche che si facciano delle esercitazioni di protezione civile, da lì poi ci vengono dei feedback molto importanti per apportare delle piccole ma importantissime aggiustamenti al piano, quindi questo proprio come approccio. Io ora, insomma, dopo questa presentazione sarò velocissima, spero. Dunque, appunto, il piano emergenza, obiettivi e struttura. Perché un piano di emergenza? Ma è stato detto un po' da tutti. È un progetto di tutte le attività e procedure coordinate, questo è importantissimo, questo termine, coordinate. E, sì? Non la luce. Ah, mi scusi. Si abbassa un po' le luci, per favore. Ah, è così, io lo vedo bene a schermo, ma la qualità... È un progetto di attività e procedure coordinate. Coordinate perché coinvolgono tanti soggetti. Come dicevamo prima, in sala ci sono tante funzioni che appunto devono lavorare insieme. Per lavorare insieme c'è bisogno di uno schema guida dove ognuno sa esattamente quello che deve fare, perché è questo un po' il essere preparati a fare. Quindi abbiamo delle attività coordinate facenti il capo a più attori. E ciò che deve essere chiaro è chi fa che cosa, come, in che tempi e quando lo fa. Quindi questo è importantissimo. Come costruirlo? Ce lo siamo chiesti all'inizio come costruirlo. Innanzitutto, al primo punto, vedete, un buon livello di conoscenza e l'analisi delle criticità del territorio. Quindi ci siamo chiesti quali eventi possono ragionevolmente essere, cioè, interessare il territorio comunale di Falconara, quali persone, strutture e servizi ne saranno coinvolti o danneggiati, quale organizzazione operativa è necessaria per ridurre al minimo gli effetti dell'evento, a chi vengono assegnate le diverse responsabilità, perché alcune la legge le individua chiaramente, altre vanno assegnate con decreto del sindaco nel momento in cui si individua il COC, che è il centro operativo comunale, che poi è la struttura di supporto del sindaco stesso. Che livello di conoscenza del modello di risposta alla popolazione e tutte le componenti, perché uno dei fattori principali è la popolazione, cioè il nostro territorio è ricco di vulnerabilità, di rischi specifici, ma una componente è sicuramente la popolazione, e il modo in cui reagisce la popolazione è fondamentale, perché aiuta poi coloro che si devono prodigare per aiutare la popolazione stessa. Quindi il percorso è iniziato a dicembre 2016 con una manifestazione di interesse che il Comune di Falconara ha emesso con un bando, a cui abbiamo partecipato come gruppo e abbiamo sostanzialmente, sono stati dei risultati affidatari di questa progettazione. Il contratto è stato sottoscritto a gennaio 2017, poi abbiamo cominciato ad effettuare degli incontri con il gruppo di lavoro interno. Cioè ci siamo rivolti, c'era appunto, ora non è dirigente più del settore lavori pubblici, Giulietta Pannelli, che è qui presente e che saluto caramente, perché insomma so che ha avuto un incarico molto importante in Ancona. Però è con lui che abbiamo cominciato questo percorso, e la prima cosa che l'ingegnere Papannelli mi comunicò fu proprio questa, cioè abbiamo necessità di coinvolgere tutti i dipendenti che poi prenderanno parte del COC, faranno parte del COC. È proprio questo che abbiamo cercato di fare, ed è stato un percorso abbastanza lungo, ed è stato un percorso formativo anche di cioè abbiamo cercato di far capire che il ruolo di ogni dipendente all'interno del COC era un ruolo importante, andava coordinato con gli altri interlocutori. E abbiamo consegnato gli elaborati della prima fase ad aprile 2017. La prima fase era relativa al rischio sismico, al solo rischio sismico, perché era quella un po' l'esigenza della
l'amministrazione non aveva per il rischio sismico un piano neanche in bozza, mentre lo aveva per gli altri rischi, aveva dei piani più o meno elaborati, quindi la prima richiesta fu proprio quella e fu appunto conclusa nell'aprile 2017. Dopodiché abbiamo cercato di aprire un po' questo gruppo di lavoro anche all'esterno, quindi ci sono state delle conferenze stampa, l'incontro con le associazioni di protezione civile e con tutto il gruppo di lavoro il 21 gennaio 2018 e poi elaborate nella seconda fase. E come vedete, per ogni step poi ci siamo incontrati di nuovo con il gruppo di lavoro, abbiamo cercato di comunicare i risultati, perché erano risultati condivisi, cioè molte delle parti che sono scritte all'interno del piano sono state proprio scritte da dei dipendenti del Comune di Marconara che fanno parte del COP. E quindi ecco, poi c'è stata un'approvazione del piano di emergenza generale da parte della Giunta il 19 giugno 2018. Vi faccio notare che in quel periodo è intervenuta proprio a gennaio 2018 la legge numero 1, il decreto legislativo 1/2018, che è proprio il nuovo codice di protezione civile, che ha un po' ecco, rivisto un pochino alcuni aspetti, pertanto è stato necessario, dopo due anni di attività, rivedere il piano. Ma anche recentemente, come ricordava l'ex sindaco, c'è stata una delibera di giunta, se non sbaglio, di giunta regionale, se non sbaglio, proprio a febbraio 2019, che ha rivisto le modalità operative con cui poi si interviene. Quindi, ritornando al discorso della dinamicità, questo piano è sempre un terreno che va coltivato e va poi aggiornato di conseguenza. E abbiamo fatto ad ottobre 2018 un incontro per capire come potevamo divulgare il piano con l'amministrazione comunale e un incontro con la giunta a novembre 2018, e da lì siamo partiti con quelli che poi sarebbero stati rielaborati appunto in versione definitiva, seppur dinamica. Ecco, un piano di protezione civile, il percorso è un po' questo, quello è l'elenco degli step. Qui invece abbiamo voluto mettere in luce che proprio sono come tutte celle che, preziose che costituiscono appunto una struttura unica, e c'è dentro la formazione, ci sono dentro le idee, le esperienze, la conoscenza, la condivisione, la revisione, e questi step sono stati fatti, questi giri più e più volte, per arrivare appunto a quello che speriamo sia il primo step di attuazione del piano, cioè proprio l'avvio di una cultura della prevenzione e poi appunto l'attuazione del piano, il suo aggiornamento, in maniera tale che i cittadini del Comune di Marconara possano sentirsi protetti anche all'interno del proprio territorio. I punti nodali sono quelli soliti, diciamo, canonici di un piano, cioè come prima cosa guarda un attimo l'inquadramento normativo, i punti di riferimento normativo, poi cerchi di capire che strutture dare al piano, gli strumenti sono cartografie, database, come dicevo prima, no? GIS, e anche schede operative, perché come ricordavano appunto negli interventi precedenti, non è che il cittadino poi ha bisogno di conoscere tutte queste informazioni, ma soltanto quelle che gli sono utili per poter reagire in maniera proattiva in emergenza. Mentre ci sono le schede operative, che quelle sì sono dedicate proprio ai tecnici che poi intervengono e che quindi devono un attimo aprire un documento e capire quali sono i riferimenti e con chi devono interfacciarsi. Per arrivare quindi ai compiti del centro operativo comunale e del modello di intervento. Il centro operativo comunale è l'organizzazione che poi interviene, si attiva in emergenza quando appunto c'è la necessità di aprire il COC, come se apriamo il COC perché è successo qualcosa di importante, quindi bisogna allertare questa struttura. E poi c'è un modello di intervento, esattamente, abbiamo aperto il COC, ci siamo ritrovati in qualche maniera, ognuno deve già sapere quello che deve fare, qual è il suo ruolo, con chi deve interfacciarsi. E poi appunto delle linee guida, informazione e formazione che abbiamo portato avanti nel mentre si produceva il piano, quindi sono cresciute insieme al piano.
L'inquadramento normativo, come dicevo, è sostanzialmente questo: c'è una legge, la 225 del 92, che è stata abrogata con questo decreto legislativo 1 del 2018. Quindi capite bene, dopo tantissimi anni si è fatto un codice della protezione civile, quindi insomma, è stato un anno veramente significativo. Poi altri riferimenti regionali e comunali. A livello di anche di decreto di codice della protezione civile viene chiaramente vengono individuate queste fasi, cioè la fase di previsione che è l'insieme delle attività per identificare diciamo i rischi. La prevenzione è un insieme di attività dirette ad evitare, a ridurre la possibilità che questi si verificano, e possono essere di tipo strutturale o non strutturale. Quelle di tipo non strutturale, per esempio, sono la pianificazione di protezione civile, è un'attività di prevenzione non strutturale, ma alcuni particolari, come dire, è già ben dotato anche di altri strumenti di prevenzione del rischio, anche innovativi, perché comunque era già dotato di una microzonazione sismica e di un'analisi della condizione limite dell'emergenza, che sono due strumenti di prevenzione sismica introdotti da 5-6 anni fa, sono stati attuati nella Regione Marche con dei finanziamenti sia di tipo regionale che nazionale, quindi i comuni delle Marche hanno avuto dei finanziamenti per potersi dotare di questi strumenti, quindi abbiamo avuto anche una regione capace di intercettare e di attuare, perché so per certo che è una delle regioni che è più avanti con queste procedure, stanno completando la mappatura delle CLE, cioè analisi di condizioni limite per l'emergenza e della microzonazione sismica. Quindi Falconara li aveva già, ed è stato per noi, tra l'altro un'analisi della condizione limite per l'emergenza l'aveva fatta il nostro gruppo, la microzonazione sismica il secondo livello l'aveva fatta la dottoressa Giglio Alessandroni, di conseguenza, come dire, conoscevamo già il territorio. E quindi diciamo di tipo non strutturale può essere questa un'attività. Di tipo strutturale, per esempio, la programmazione di interventi per mitigare i rischi, non so, fare un monitoraggio di una frana attiva, individuare dei punti come abbiamo fatto nel piano per verificare il livello dei fiumi. Quando verrà attuato questo intervento sarà un'attività di prevenzione strutturale, cioè si passa diciamo dalla pianificazione proprio alla realizzazione. Poi la gestione dell'emergenza nel caso ci sia la necessità di gestirla con tutte le risorse possibili, quindi se il sindaco è in grado di gestire l'emergenza con le risorse comunali agisce in una certa maniera, se queste modalità non sono sufficienti chiede aiuto ovviamente alle altre strutture di protezione civile regionale e nazionale, insomma diciamo lo stato di emergenza, e quando c'è un'emergenza significativa che presuppone l'intervento di uomini e mezzi. E poi c'è il superamento dell'emergenza, cioè quando si ritorna allo stato di quiete. Ora, le funzioni dei comuni sono disciplinate dall'articolo 12 di questo decreto legislativo e principalmente sono quelle di disposizione dei piani comunali, di impiego del volontariato di protezione civile, revisione periodica e aggiornamento del piano e anche informazione alla popolazione. Quindi questa è una delle attività principali, quella che stiamo iniziando oggi. Il sindaco ha delle funzioni molto importanti, quindi adotta provvedimenti con principi urgenti, informa la popolazione, coordina le attività di assistenza e appunto chiede l'intervento di altre forze se le sue quelle del suo territorio non sono sufficienti a fronteggiare l'emergenza che si propone. L'articolo 18 stabilisce quali sono diciamo, le caratteristiche della pianificazione di protezione civile, quindi come vedete strategie operative e modelli di intervento, esattamente i termini che avevamo sentito poco prima. E il volontariato dei cittadini, cioè tutto un aspetto all'interno del decreto legislativo dedicato appunto all'integrazione del volontariato dei gruppi comunali di protezione civile all'interno del modello di intervento, che è quello che noi abbiamo previsto. Inoltre la partecipazione dei cittadini all'attività di protezione civile. Sono stati a questo punto individuati tutti i macro temi, cioè le caratteristiche territoriali. Falconara ha delle caratteristiche fisiche specifiche, antropiche e altrettanto, degli elementi sensibili, e poi anche la popolazione è stata studiata
in base all'età anagrafica, a dove era collocata, per esempio, dove risiedeva, in quale zona la popolazione più anziana, e dove erano, dove risiedevano le persone con delle difficoltà motorie, in maniera tale che potessero essere raggiunte anche nel momento dell'emergenza. Ovviamente questo presuppone che queste persone segnalino in qualche maniera le loro difficoltà al comune per poter poi essere pronti nel momento in cui si agisce. L'individuazione dei rischi sono quelli praticamente individuati dal decreto legislativo 1 e sono elencati, noi ne abbiamo aggiunti rispetto a quelli che ricordava l'ingegnere Barchesi, l'assessore Barchesi, abbiamo aggiunto anche il rischio del deficit idrico, per esempio, che è un rischio che ora in più zone si sta appunto affrontando, e poiché avevamo già individuato anche delle aste graduate per verificare il livello dei fiumi per il rischio idrogeologico, allo stesso modo possono essere utilizzati questi strumenti per tipo siccitrometri, cioè per capire il grado di siccità, perché poi da questo derivano dei danni anche alle colture, comunque alla società e alla popolazione. Incendi boschivi, idrogeologico, meteorologico, inquinamento costiero, sorgenti orfane, inquinamenti marini da idrocarburi, aeroporto, industrie e